Centro storico in funzione, nuovi varchi con le telecamere, molto in agguato, ma per adesso ci sarà tolleranza. Traffico, il consigliere Pomante suggerisce l'utilizzo di mezzi elettrici per il carico e scarico delle merci. Decoro urbano, un'applicazione su telefoni e PC per le segnalazioni dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle sollecita il Comune. Elezioni in provincia, nel centro-sinistra Mastro Mauro si ritira e dà il via libera alla candidatura di Renzo Di Sabatino. Notte bianca a Montorio, record di presenze, ma la somma raccolta non basta per l'ambulanza. Sport calcio, il Teramo riflette sugli errori della difesa dopo la seconda sconfitta consecutiva. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Dunque, lo avete sentito dai titoli in apertura, a Teramo da oggi in centro storico sono entrati in funzione i nuovi varchi. Via le fioriere, adesso ci sono le telecamere e le multe sono in agguato, ma il Comune assicura un periodo di tolleranza e il servizio. Eccoli i nuovi varchi elettronici in funzione in via sperimentale da oggi a Teramo. Sostituiscono quelli fissi che sono stati rimossi. Regoleranno il traffico nella ZTL dove potranno entrare solo gli autorizzati. A controllare saranno le telecamere che riprenderanno le targhe delle auto. Il sistema della sala operativa dei vigili urbani valuterà se si tratta di auto autorizzate o meno. In quest'ultimo caso partirà la multa. In questa prima fase ci sarà più tolleranza, ma resta il fatto che all'interno della ZTL potrà entrare solo chi ha il permesso. Il varco elettronico sarà attivo 24 ore su 24. È chiaro che c'è un periodo adesso di prova previsto dalla legge. In questo periodo di prova le regole non cambiano, nel frattempo la Giunta farà un nuovo regolamento. In questo nuovo regolamento ovviamente condiviso con la maggioranza, ma soprattutto condiviso con i cittadini, perché applicheremo il cosiddetto patto per la città, che praticamente è una condivisione delle attività che verranno messe in campo tutte, in particolare questa che ha risvolti sul commercio, che ha risvolti sulla vita quotidiana, che ha risvolti anche su tutta una serie di attività che coinvolgono il centro storico. È un nuovo modo di interpretare la gestione del centro storico stesso. Io devo dire che i varchi fisici a me non sono mai piaciuti, però insomma allora la Giunta fece questa scelta e io, come ho sempre fatto, l'ho condivisa. E il varco elettronico ti permette una gestione più dinamica del centro storico. Intanto per via Mario Capuani sarebbe prevista una pedonalizzazione part-time, nel senso che di mattina sarà consentita la sosta a tempo negli stalli. Nel pomeriggio invece via libera alla ZTL, senza sosta auto. Il venerdì e il sabato dalle 17 in poi via libera al passeggio. Una soluzione questa che troverebbe d'accordo commercianti e titolari di bar e ristoranti di via Mario Capuani. Restiamo in centro storico, ma per occuparci di mezzi pesanti, un problema che richiede soluzioni drastiche per il consigliere di opposizione Gianluca Pomante, che ha presentato un progetto di interscambio innovativo per la consegna delle merci in città senza intasare la zona nevralgica. Vediamo. Un centro di interscambio per lo smistamento e la consegna delle merci in città attraverso l'utilizzo delle auto elettriche. La proposta arriva dal consigliere di minoranza Gianluca Pomante, che ha presentato un ordine del giorno in consiglio per evitare il problema dei mezzi commerciali che soffocano e creano disagi in centro storico. Una criticità tornata di recente alla ribalta delle cronache, sia per il rallentamento della viabilità che per il degrado e danni causabili al patrimonio artistico. Il progetto di Pomante individua le aree idonee per ospitare i mezzi, ma indica anche un percorso per il finanziamento che dovrebbe avvenire attraverso canali europei. L'idea è quella di creare dei centri di interscambio per le merci che consentano ai TIR e ai grandi furgoni di affidare ad una cooperativa teramana la consegna all'interno della città. Questo per evitare che entrino all'interno della città, all'interno di quella che è la nostra viabilità, tutti quei furgoni, tutti quei camion che ogni giorno creano problemi non soltanto ai monumenti ma anche alla viabilità e all'inquinamento dell'aria. L'idea è quella di collocare queste zone in quelle che sono le realtà più consone, quindi l'area dell'ex Villeroi, perché lì ci sarà il progetto di arretramento della stazione e il progetto sarà realizzato il nuovo svincolo della Gamma Rana, quindi l'uscita ideale per i grandi mezzi di trasporto, e la zona di Piazzale San Francesco, dalla quale potrebbero partire i mezzi elettrici per le consegne all'interno del centro storico. Consigliere, è un progetto che aiuterebbe anche il lavoro e l'economia cittadina nei suoi intenti? Sicuramente, l'idea
l'idea è quella di creare una struttura che dia lavoro a dei giovani teramani, ed ho pensato per esempio alla Tercop, che in questo momento ha difficoltà per la sopravvivenza, ma che comunque creerebbe nuovi posti di lavoro e darebbe la possibilità di creare un flusso economico in ingresso verso la nostra città. E a proposito di decoro urbano, avvalersi di un'applicazione online per segnalare alle istituzioni le criticità e geolocalizzare i disagi, le discariche o le aree che hanno bisogno di manutenzione. L'applicazione si chiama per l'appunto Decoro Urbano ed è già a disposizione online. Consente ai cittadini gratuitamente, sia dallo smartphone che dal PC, di inoltrare al sistema le segnalazioni dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle sollecita il Comune ad utilizzarlo. Paola Cardelli, esponente del Movimento 5 Stelle. Oggi il vostro gruppo presenta in consiglio una proposta di adesione a Decoro Urbano, una piattaforma per segnalare criticità, disfunzioni, le cose che non vanno in città. Che cos'è? Innanzitutto questa è la seconda volta che lo presentiamo in consiglio, perché è stata già presentata precedentemente, poi ci si è dato un po' di tempo per studiare la proposta e ad oggi viene ripresentata. Questo è il Decoro Urbano, è praticamente un sito che permette ai comuni di utilizzare questa applicazione gratuitamente, che consente di segnalare i vari disagi, le varie criticità del territorio da parte di chiunque voglia farlo, tramite anche un qualsiasi smartphone, e permette anche di individuare, di geolocalizzare la situazione segnalata, in maniera tale che il controllo avviene anche in tempo reale. E poi sono state successivamente a questa nostra presentazione l'altro gruppo consigliare, Teramo Cambia mi sembra che si chiami, ha presentato un'analoga applicazione sempre per quanto riguarda queste segnalazioni, e quindi noi vogliamo invitare il Consiglio comunque ad avvalersi di un'applicazione, che adesso sia Decoro Urbano o che ne sia un'altra, ma comunque di utilizzare questo tipo di applicazione per consentire ai cittadini, ma anche ad esempio a Teramo Ambiente, di intervenire in tempi reali, in tempi brevi, certi. In corso a Montesilvano i rilievi dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, IRIS, nel condominio di Via Cerrano, in cui sabato pomeriggio è stato trovato morto nell'ascensore Donato Pangiarella, 74enne di Spoltore. L'anziano, secondo la ricostruzione, avrebbe incontrato una nigeriana 33enne e poi sottoposta a fermo di indiziato di delitto per omicidio preterintenzionale in un supermercato della zona e avrebbe offerto un passaggio alla donna per trasportare la spesa. Una volta in casa ci sarebbero state delle avance da parte dell'uomo, la 33enne però lo avrebbe spinto e lui avrebbe battuto la testa. Elezioni in provincia. Il sindaco di Giulianova Mastro Mauro ritira la sua candidatura e dà il via libera a Renzo Di Sabatino. Sentiamo. Via libera del sindaco di Giulianova, Francesco Mastro Mauro, alla candidatura di Renzo Di Sabatino alla carica di presidente della provincia di Teramo. Il primo cittadino questa mattina ha ufficialmente annunciato di aver ritirato la sua candidatura dalle elezioni di secondo livello che si svolgeranno il prossimo 12 ottobre. Mastro Mauro motiva la sua scelta con la difficoltà di conciliare l'incarico di sindaco della seconda città della provincia con quello di presidente dell'ente di Via Milli. Renzo Di Sabatino, capogruppo uscente del PD ed ex sindaco di Bellante, è dunque il candidato ufficiale del centrosinistra. Per conoscere invece il suo avversario bisognerà attendere il coordinamento del centrodestra in programma questa settimana. Sabato scorso, intanto, dal conclave dei Gattiani è uscita rafforzata la candidatura del sindaco di Corropoli, D'Annunzis. In salita anche le quotazioni del primo cittadino di Atri, Gabriele Astolfi, mentre nei giorni scorsi ha dato la sua disponibilità a candidarsi il sindaco di Alba Adriatica, Tonia Piccioni. E adesso ci occupiamo di fondi post alluvione, 4 nuove gare per altrettanti interventi nel teramano previsti dal piano ricostruzione post alluvione, circa 860.000 euro per lavori da realizzare sulla provinciale 2 Martinsicuro Villa Lempa, sulla provinciale 53 piano Risteccio Ripe di Civitella, sulla provinciale 51 al bivio di Roiano di Campi, sulla provinciale 50 Castagneto nel comune di Torricella e a Colle Caruno nel comune di Teramo, sulla provinciale 18A Fontecucci nella frazione
frazione di Varano. In tutti i casi si tratta di interventi di ripristino di opere danneggiate dall'alluvione del 2011. In programma in questo pomeriggio alle 15 nell'auditorium di Palazzo Silone all'Aquila l'incontro tra il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega alle politiche della ricostruzione Giovanni Lolli e le imprese del cratere del terremoto per affrontare la questione della restituzione delle somme percepite da queste ultime quale contributo per la ripresa dell'attività produttiva post terremoto, un contributo che l'Unione Europea ha considerato aiuti di Stato. Scopo della riunione, alla quale sono state chiamate a partecipare anche le associazioni di categoria, quello di concordare una linea di condotta con il governo nazionale che per conto della Commissione Europea ha richiesto la documentazione contabile di aziende private con partita IVA relativa ai danni subiti e alle compensazioni ricevute. Occupiamoci adesso di edilizia scolastica. Il consigliere del PD, Maurizio Verna, interviene sui lavori alla scuola media d'Alessandro e attacca. Perché spendere 70.000 euro per la sistemazione del tetto quando le priorità erano altre? Vediamo. Alla scuola media d'Alessandro a Teramo sono in corso dei lavori di sistemazione finanziati dal Ministero. Il Partito Democratico e Teramo Cambia in Consiglio Comunale hanno chiesto all'amministrazione perché sono stati spesi più di 70.000 euro di impalcatura per la sistemazione del tetto che tra l'altro, dicono i due partiti di minoranza, è stato già sistemato qualche anno fa e non si è proceduto alla sistemazione di problemi più gravi come ad esempio le crepe che ci sono all'interno della struttura. Sì, questo mi siamo accorti alcune settimane fa, lavori importanti perché sono di 250 euro complessivamente e qui c'è la stranezza perché lo scorso anno l'amministrazione comunale di soldi propri sistemò parte del tetto dove ci pioveva. Quest'anno adesso stanno spendendo solo 70.000 euro di impalcatura per rifare la copertura, mentre invece il finanziamento è stato dato soprattutto per togliere quei pericoli strutturali e non che ci sono all'interno di una scuola. Questo viene dato in base a un fatto increscioso successo qualche anno fa a Torino dove un ragazzo morì in una scuola perché caddero una consoffittatura sopra questa persona. Per cui sono stati dati finanziamenti importanti. In quella scuola purtroppo ci sono altri tipi di problemi. Basteranno solo per sistemare il tetto? Sì, sì, faranno solo quello, c'è un bilancio esecutivo approvato, ormai appaltato, consegnato, mentre invece in quella scuola ci sono altri problemi e non lo dice il Partito Democratico e Teramo Cambia, ma lo dice il responsabile della sicurezza di quella scuola dove nel documento ufficiale della sicurezza scrive che ci sono presenze di crepe su muri e solai con segni di distaccamento dell'intonaco, presenze di famiglie di crepe sulla parte superiore di una trave portante nel seminterrato. Mirko De Berardinis lascia le segreterie della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e della sezione Manfredo Mobili di Teramo. La decisione, motivata da sopraggiunti motivi personali, è stata ufficializzata dallo stesso De Berardinis nel corso della riunione di venerdì scorso del Comitato Provinciale. Nei prossimi giorni il Comitato provvederà a nominare il nuovo segretario. La notte bianca per la Croce Bianca di sabato a Montorio Alvomano ha fatto registrare numeri da record, ma i fondi raccolti non sono sufficienti per l'acquisto della nuova ambulanza a disposizione dei volontari. Vediamo. Successo di pubblico per l'edizione 2014 della Notte Bianca per la Croce Bianca che si è tenuta sabato scorso a Montorio Alvomano. L'iniziativa si è svolta per raccogliere fondi a sostegno delle attività dei volontari dell'associazione. In tutto sono stati oltre 15.000 i visitatori che hanno affollato i tanti spettacoli ed eventi sportivi organizzati sui 5 palchi allestiti in centro storico. Purtroppo però, nonostante la presenza dei numerosi visitatori, non è stata raccolta la somma necessaria per acquistare la nuova autoambulanza per l'associazione. I volontari infatti hanno raccolto solo 15.000 dei 50.000 euro necessari. Per raggiungere i fondi mancanti, assicura il presidente della Croce Bianca di Teramo, Stefano Di Stefano, saranno organizzate altre iniziative entro la fine di quest'anno e sarà chiesto il supporto di partners privati. Partirò da adesso, settembre 2014. Si chiama Ricominciamo dal Verde, il progetto di reinserimento dei detenuti del carcere di Castrogno. Questa volta i detenuti si sono occupati delle aree verdi del comune di Martinsicuro. Angelo Bleve è il presidente della Onlus Il Germoglio che ha permesso
ad alcuni carcerati, ad alcuni detenuti, di lavorare presso il comune di Martinsicuro. Come è stato possibile? Nell'arco degli ultimi anni come associazione abbiamo lavorato molto all'interno del carcere e abbiamo pensato di fare dei progetti all'esterno, e questo è il secondo progetto con il comune di Martinsicuro. Qualche anno fa abbiamo proposto al comune un concerto gospel, sempre con l'associazione Il Germoglio, e anche in quell'occasione due detenuti sono venuti a darci una mano per montare il palco e organizzare la serata. Quattro detenuti che sono appena rientrati, stanno per rientrare presso il carcere di Castrogno, ma che sono stati questa mattina a lavorare a Villa Rosa di Martinsicuro. È così? A fare cosa? Pulire le aree verdi del comune di Villa Rosa Martinsicuro. Un ringraziamento obbligatorio sia al magistrato che alla direzione del carcere e all'associazione che ci ha portati giù, del Germoglio, del pastore evangelico Angelo Bleve, che ci hanno dato questa opportunità, che è una grandissima opportunità per noi per un futuro, quando sarà che possiamo uscire dal carcere. Speriamo prossimo. Molto prossimo. Abbiamo fatto un bel lavoro, la gente si complimentava con noi. Spero che questo progetto continuerà con il pastore Angelo Bleve e l'associazione Onlus Germoglio. Noi con l'esperienza di Martinsicuro speriamo di aver aperto un varco, facendo capire quella che è la potenzialità dei detenuti e come possiamo al meglio utilizzarli per lavori socialmente utili. E si sono conclusi a Giulianova i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Annunziata. Successo per il concerto di Fiordaliso, l'abbiamo avvicinata. Grande concerto, grande energia. Dove trovi tutta questa grinta? Non lo so. Guarda, oggi pomeriggio ero anche in un altro posto. Diciamo che con l'età è arrivata in me la consapevolezza di amare ancora di più il mio lavoro, di amare cantare e di essere fortunata a essere su un palco, e me pagano pure, hai capito? Abbiamo sentito nel tuo concerto tanti riferimenti ai genitori, ai figli, ai nonni. Cosa pensa della nostra società contemporanea? È l'unica cosa che ci può salvare adesso, è la famiglia. Noi siamo diventati un po' come, io perlomeno sono diventata un po' come un branco di lupi, perché comunque c'è una crisi mondiale, noi non ci possiamo fare niente. Nel più piccolo non posso fare niente, quindi cerco di proteggere almeno la mia famiglia. Adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni del tempo per oggi in Abruzzo con meteoteramo.it. Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio parzialmente nuvoloso con possibili temporali o locali rovesci lungo la dorsale appenninica, sereno sui settori orientali. In serata e nella notte parzialmente nuvoloso per stratificazioni alte con deboli piogge sui rilievi, sereno sui settori adriatici. Temperature stazionarie, massime comprese tra 23 e 26 gradi nelle conche aquilane marsicane, tra 25 e 28 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli settentrionali, mari quasi calmi. In provincia di Teramo bella giornata di sole su gran parte del territorio, deboli e noche addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie, massime comprese tra 26 e 29 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 25 e 28 gradi sulle coste, venti deboli settentrionali, mari calmi o quasi calmi. Partenza di campionato negativa per Teramo e L'Aquila. I biancorossi di Vivarini hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva, dimostrando gravi lacune in difesa. Non stanno meglio neanche i rossoblù di Pagliari, che in classifica hanno racimolato soltanto un punto. Entrambe le squadre stanno facendo i conti con le prime polemiche della stagione. Ma facciamo il punto della situazione con questo servizio.
falsa partenza e tante polemiche per le due formazioni abruzzesi che militano nel girone B di Lega Pro Unica. Tra L'Aquila e Teramo, chi sta peggio sono proprio i biancorossi che dopo quello di Pisa hanno incassato un altro 3-1, questa volta dal Grosseto, a domicilio. Per la formazione del patron Campitelli è un momentaccio, come confermano anche i numeri. Due partite di campionato, 6 gol subiti. Gol subiti che diventano addirittura 9, qualora si considerasse anche il match di Coppa Italia di Bolzano contro il Sud Tirol. Ma c'è di più. Teramo finora sempre sconfitto contro avversari di pari categoria. 4 KO in altrettante partite. Foggia nell'ultima amichevole del precampionato. Sud Tirol in Coppa Italia. Pisa e Grosseto in campionato. Intanto, mister Vivarini ha già perso la pazienza e nel post partita del match contro i Maremmani di Silva ha accusato i suoi di scarsa attenzione. Tu non puoi prendere i gol che abbiamo preso oggi. Qua le cose non vanno bene. Cioè, assolutamente. Sono d'accordissimo in quello che dici. Ci dobbiamo prendere delle responsabilità perché sono gol, secondo me, assurdi, incredibili. Cioè, quindi è chiaro che bisogna andare a vedere le responsabilità, perché lì le responsabilità sono abbastanza chiare e quindi dobbiamo metterci assolutamente un rimedio. Non sta meglio neanche L'Aquila, che nell'ultimo turno è stato sconfitto per 2-1 dall'Ascoli. Al Del Duca ha fatto rumore il silenzio stampa di Giovanni Pagliari. Il tecnico rosso-blu si è cucito la bocca. Meglio evitare uscite poco felici che potrebbero riscaldare ancora di più l'ambiente. Intanto il patron Chiodi si prepara a strigliare la squadra per l'atteggiamento poco positivo dimostrato in questi primi due turni di campionato. Insomma, siamo appena a settembre, siamo ancora all'inizio del torneo, ma gli ambienti di Teramo e L'Aquila sono già roventi. Il Teramo è tornato ad allenarsi nel pomeriggio per preparare il prossimo match di campionato. La trasferta di Forlì in programma per l'ora 17 di sabato prossimo. È tornato in gruppo Speranza, che ha scontato il turno di squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Amadio, ancora alle prese con una distrazione muscolare. E ieri è iniziato ufficialmente il campionato di Serie D. Tutto sommato positivo il bilancio delle 5 abruzzesi presenti ai nastri di partenza. Hanno vinto Giulianova a Miternina, pareggio in trasferta per San Nicolo e Chieti. Sconfitto invece il Celano, che è stato battuto a domicilio dalla Maceratese, l'unica big del torneo che è riuscita a strappare i primi 3 punti della stagione. Con questo servizio facciamo un breve riassunto dei risultati del weekend. Ieri è iniziato ufficialmente il campionato di Serie D. Nel girone F la prima giornata è stata caratterizzata dall'equilibrio. Sui 9 incontri in programma, ben 5 sono finiti in pareggio. 4 quindi le vittorie, di cui soltanto una in trasferta, quella della Maceratese, l'unica big che è riuscita a fare bottino pieno. Giornata vara sotto il profilo realizzativo, appena 16 le reti segnate, di cui 9 dalle formazioni di casa. Vanno subito forte le due terramane presenti ai nastri di partenza. Il Giulianova ha battuto in rimonta alla Recanatese. Leopardiani in vantaggio a metà del primo tempo con l'ex Teramo Marolda. Pareggio giallorosso di Ferrante e rete decisiva messa a segno sul calcio di rigore da Romano. Per i due giocatori, entrambi alla prima dinanzi al nuovo pubblico, non ci poteva essere esordio migliore. Come non poteva esserci esordio migliore anche per il tecnico Torre, che ha occupato la panchina pro tempore, panchina rimasta vacante in seguito alle dimissioni di Michele De Feudis. E Torre porta fortuna del Giulianova, visto che fu chiamata a guidare giallorossi anche nella stagione 97-98, nella gara contro il Palermo. Anche in quel caso arrivò una vittoria in rimonta, 3-1. Bene anche il San Nicolò, che ha impattato 0-0 sul difficile campo di Fermo. Un buon punto che ha confermato il buon momento attraversato dalla matricola biancazzurra. Tra Coppa e campionato, finora nessuna sconfitta e soltanto una rete subita. A Recchioni, tra i migliori è stato il portiere di Gifico, bravo soprattutto nel secondo tempo a rispondere presente agli attacchi dei canarini. Tra gli abruzzesi ride la Miternina, che ha liquidato 2-0 la Vispesaro. Decisive le reti delle due punte di casa, Torbidone e Terriaca. Sorride a metà il Chieti, che sul campo del temibile Termoli è stato fermato sullo 0-0, perdonato Ronci qualche rammarico. Con una punta in più o con un Vittorio Esposito in condizioni migliori, il risultato poteva essere sicuramente migliore. Male invece il Celano. Ridotto in 10 per l'ingenuo rosso rimediato dagli Abboni, i marsicani sono caduti in casa sotto i colpi dei maceratesi Cuco e Perfetti. Tra le altre grandi del campionato deludono invece San Benedettese e Campobasso, fermate sul pari da Agnonese e Jesina. Davvero rocambolesco il 3-3 del Civitelle di Agnone, padroni di casa avanti per 3-0, doppietta per Gesuele e gol di Di Lullo. Nella ripresa Sambi in inferiorità numerica per il rosso a Tozzi Borsoi, ma proprio in 10 arriva la rimonta marchigiana, firmata da Borghetti e Baldinini, quest'ultimo autore di 2 reti.
Ieri prima giornata anche nel campionato di eccellenza. Volano subito Avezzano e Renato Curiangolana, le due favorite alla vittoria finale del torneo. Bene praticamente tutte le teramane. Sconfitta soltanto la neopromossa Martinsicuro, che ha perso 4-2 in casa proprio contro l'Angolana. Questi comunque i risultati della prima giornata. Capistrello Cupello 0-0, Francavilla Vastese 1-1, Martinsicuro Renato Curiangolana 2-4, Migliani Colpineto 0-0, Paterno Torrese 1-2, San Salvo Borrello 1-0, Sulmona Albadriatica 0-2, Vasto Marina Montorio 88 0-2, Acque Sapone Avezzano 0-1. E adesso la classifica che vede l'Albadriatica in testa con Avezzano, Montorio, Angolana, San Salvo e Torrese con 3 punti. A seguire Capistrello Cupello, Francavilla, Migliani Copineto e Vastese con 1 punto, mentre chiudono la classifica a 0 punti Acque Sapone, Borrello, Martinsicuro, Paterno, Sulmona e Vasto Marina. Il Roseto Basket continua la preparazione precampionato. Sabato sera i biancazzurri di Coach Trullo hanno giocato la loro seconda amichevole precampionato, affrontando a Pescara l'Amatori, formazione di Serie B. Prossima uscita fissata per mercoledì alle 18 ad Atri contro il Monte Granaro. Domenica 14 invece ci sarà la presentazione ufficiale della squadra alla cittadinanza, appuntamento alle 21 all'Arena Quattro Palme. Sempre per il basket, i Dado e Silver, novità arrivano anche da Chieti. Quest'oggi la società Tatiatina ha presentato a stampa e tifosi la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2014-2015. Pallamano, prime amichevoli della stagione anche per la nuova HF Teramo. La società biancorossa, che il prossimo 20 settembre sarà per il secondo anno consecutivo ai nastri di partenza del massimo campionato di handball femminile, ha partecipato al torneo di Ferrara ottenendo buoni risultati. 2 vittorie ed 1 sconfitta, il bilancio ottenuto dalla formazione di Massotti al cospetto di altrettante squadre di Serie 1. Dopo il successo di sabato contro Dosso Buono 29-23, le biancorosse ieri hanno perso 37-35 contro le padrone di casa di Ferrara. Poi hanno battuto largamente 35-27 il Casalgrande. Intanto la società del general manager Canzio ha ufficializzato altri 2 arrivi, quello dell'ala Alessandra Bassanese e quello del portiere ex Sassari Grazia Laura Stangoni. Riprende su Teleponte questa sera alle 20.30 l'appuntamento settimanale con Biancazzurri, la trasmissione di approfondimento sul campionato del San Nicolò in Serie D, condotta in studio da Francesco Graduato. Alle 21 la seconda puntata di Biancorossi con Andrea De Aloisio. In studio ci saranno il direttore sportivo del Teramo, Marcello Di Giuseppe, ed una graditissima sorpresa, l'ex attaccante biancorosso Vincent Tawà. Prima di lasciarvi vi ricordo che al termine di questa edizione del TG alle 15 va in onda Lega Pro in Gol e Serie D in Gol con tutti i servizi e le reti dei 2 campionati. È proprio tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.